Salve care amiche ed amici che mi seguite, qui ancora una volta il vostro Santenchan che vi saluta in un nuovo video. Prima di tutto mi hanno chiesto un'altra volta di fare dei saluti. Allora saluto i miei amici di Facebook: Gerlando Fiorenza. Gerlando Fiorenza, salve. Alessio Glassetti, ciao. Sebastian Sguazzin, salve. Simone Poggi e Sofia Lai, salve. Corrado Wallera, Riccardo Wallera e Sabrina Wallera, ciao a tutta la famiglia. Poi Pedro Ganso, Michela Trevisan e il figliolo di Pedro Ganso, Luis. Detto questo, il tema del giorno sarà l'8 marzo. 8 marzo naturalmente 2017. Che è la festa della donna o il giorno mondiale della celebrazione della donna contro lo sfruttamento lavorale, che è nato così l'8 marzo. Durante un'internazionale socialista si è stabilito di fare un giorno, era la settimana all'inizio, dove si discutevano questioni di sfruttamento lavorativo e di genere. Poi invece è diventata una data, perdon, mi è venuto un lapsus, perché a volte a studiare altri idiomi è diventata una data, non perché ha un altro senso in italiano, ma io stavo studiando portoghese, quindi loro dicono feccia, dicono poi è diventata una data annuale contro i soprusi, le violenze di genere, le violenze sessuali, gli abusi, le sottomissioni. È veramente è importante l'8 marzo, ma io mi domando perché dovrebbe essere nel 2017 ancora una cosa importante, quando si suppone che già nel 2017 certe cose non dovrebbero più realizzarsi. Uno supporrebbe che già non ci dovrebbe più essere lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere, lo sfruttamento lavorativo, la discriminazione di genere. Uno supporrebbe che tutte quelle cose sono state cose di molti, molti anni fa. E invece con tristezza e con rammarico vediamo che non soltanto in molte parti del terzo mondo, se si pensa all'ablazione dei genitali femminili, cioè l'asportazione delle parti visibili, delle gonadi femminili, ma anche in Italia ci sono ogni giorno dei femminicidi e degli abusi e delle violenze domestiche e anche extrafamiliari ancora nel 2017. Certo, io ho letto in internet, in Wikipedia, che il congresso internazionale femminile si era proposto o si è proposto di arrivare a una violenza di genere zero per il 2030. Sono degli obiettivi molto ottimistici, cioè ci troviamo nel 17 e quindi fra 13 anni forse con le celebrazioni del giorno della donna, cioè 13 celebrazioni in più, non ci sarà più in tutto il mondo la violenza di genere. Ora io non credo che queste date, a parte coscientizzare le persone, servano veramente a sradicare la violenza di genere.
È un po' come dire che c'è il giorno dell'ecologia mondiale e che tutti in quel giorno sono ecologici. Veramente bisogna credere che se continuiamo a avere una giornata mondiale una volta all'anno dell'ecologia celebrata da tutti i governi, fra 20 o 30 anni avremo un pianeta ecologicamente migliore e meglio biosostenibile di adesso. Quindi le mete di queste celebrazioni sono di naturalmente dissipare la violenza di genere. Ma io non credo che fra 13 anni del 2030, semplicemente celebrando una data annuale ogni anno, fra 13 anni, nel 2030, scomparirà la violenza di genere. Perché è una violenza a volte radicata nella cultura o nell'atteggiamento degli individui. Comunque, come si suol dire, l'importante è l'intenzione. Quello che conta è l'atteggiamento e l'orientamento. Poi prima o poi magari si riuscirà, anche se un po' utopicamente, a eliminare la violenza di genere. Comunque, io penso che la cosa passi innanzitutto per la coscientizzazione di ogni individuo e poi per la punizione dei crimini e dei crimini deliberatamente compiuti. Che le donne che sono vittime di sfruttamento sul lavoro, di sfruttamento in generale, di maltrattamento, di violenza di genere, di stupri, rapine, furti, incendi, certo non di assassinati perché già dovrebbero essere altri a denunciare, ma che denuncino, che non stiano zitte, che è l'unica forma di combattere la violenza di genere. E attraverso la denuncia, perché magari l'insano comportamento di qualche violento è determinato da turbe psichiche. Comunque è inutile girarci intorno e vedere magari retroterra culturali, la competizione fra i generi, tutte queste cose che spiegano gli alienisti, i psicologi, i psicoanalisti. Tu, cara amica, se sei vittima di una qualsiasi prevaricazione o violenza, denuncia, 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 che è la sola forma in cui puoi salvare la tua vita e i tuoi diritti. Anche se la violenza o l'abuso vengono da tuo padre, tuo zio, tuo nonno, tuo fratello, qualche familiare, parente, amico, vicino, conoscente, compagno di lavoro, pure compagna, perché non è solo l'uomo che pratica violenza di genere contro la donna, ma anche un'altra donna può violentare una donna. Quindi chiunque sia, denuncia, denuncia, denuncia. E niente, credo che purtroppo le giornate mondiali commemorative della donna, come qualsiasi altra giornata mondiale commemorativa, da sola non basteranno a debellare il problema. Anni fa, quando io ero giovane, decine di anni fa, si faceva la giornata commemorativa perché la balena bianca non si estinguesse. Poi ci si è scordati. Una volta l'anno si sceglie un tema, un giorno, e si fa la giornata commemorativa del cancro di sigaretta, di questo, dell'altro. Io non credo che nel 2030, fra 13 anni, ci sarà una violenza femminile zero in tutto il mondo. È bene ricordarsi che esista con queste date celebrative commemorative, ma bisogna fare un qualche cosa di più concreto da parte delle istituzioni e da parte di tutti gli individui. Beh, volevo girare questo pensierino corto innanzitutto perché ho di fronte una larga edizione, poi perché devo caricare il video e poi perché ho messo una memoria micro SD di 2 gigabit nella filmatrice, perché quella da 32 gigabit si è rotta e quindi magari poi si taglia il video solo. Quindi io invece voglio arrivare a salutarvi, tanto non mi voglio ripetere. Allora, a tutte le mie amiche
felice festa della donna, felice giorno commemorativo della donna, che peraltro ho già fatto gli auguri a mia madre, e poi a tutti i miei amici e le mie amiche un grande abbraccio e saluto dal vostro Sant'Enchan. Non lasciate di seguirmi, mi raccomando, aiutate il mio canale ad espandersi e a crescere, condividete i miei video, mettete like e commentate se potete, e soprattutto condividete il mio canale e i miei video. Allora vi lascio, grazie di seguirmi, di motivarmi, ho già fatto i saluti, quindi arrivederci, ciao.